Ciao, allora, benvenute in questo nuovo video che ho fatto subito dopo aver fatto il mercato del 25 aprile, che veramente è stato deludente. Ma chiusa parentesi perché non voglio parlare del mercato, ma invece voglio condividere con voi un progettino molto semplice e ho visto che sul web chi lavora a Soutage ha inserito la lavorazione a chiacchierino nelle creazioni e siccome l'ho fatto anche io e potete andare a vedere nel video creazioni di marzo che ho fatto quella collana con inserimento di elemento a Soutage, vi lascio il link del video. E quindi mi è venuto in mente di fare una cosa semplice. E soprattutto di realizzare dei fiorellini molto piccini che servono come rifinitura appunto per il soutage oppure servono per creare questi elementi proprio per creare appunto degli orecchini o quello che volete. Questi fiorellini naturalmente non servono solo per il soutage, ma mi è venuta questa idea e l'ho realizzata. Allora, vi dico subito le misure dei fiorellini, che questa qua veramente, guardate il mio indice, è veramente piccolo e non so neanche se riesco a misurarlo. Dunque, e in pratica ve lo dico. 1 centimetro ed è veramente semplice la realizzazione, mentre questo qua un po' più grandetto è di 2 centimetri, però appunto queste misure sono relative al filato che ho usato. Ovviamente dovete usare un filato molto sottile, io ho usato un numero 12 della DMC, perché sennò il risultato non viene questo, ma viene un fiorellone che naturalmente non si può, cioè magari si può anche, però non lo vedo bene come soluzione per rifinitura. Quindi io spero che questi particolari vi piacciono e vi lascio al tutorial dei due fiorellini, che veramente ci va, ma forse 3 minuti o 4 a farli, e subito dopo c'è l'assemblaggio di tutti gli elementi dell'orecchino. Volevo stare un po' in compagnia e allora, mentre ho fatto l'assemblaggio, l'ho fatto insieme a voi. E continuate a seguirmi, c'è anche Birillo, e iscrivetevi al canale che io continuo a fare tutorial. Quindi non mi sono persa. A presto, ciao. Allora, naturalmente non vi faccio il tutorial del rivestimento cerchio a soutage perché cioè su YouTube ne trovate un sacco, quindi io l'ho già preparato, ma adesso andiamo a preparare i fiorellini. Allora, io ho usato delle Delica 110 perché essendo regolari, almeno i fiorellini mi vengono regolari. E quindi per ogni fiore ci vogliono 6 perline per petalo, quindi 6 per 5 fa 30. Dovete mettere già sul filo 30 perline. Adesso io vado a mettere sul lago i nodi necessari e le perline sui pippiolini e vi faccio vedere per questo fiore più grande. Allora, mettiamo sul lago un nodo, un pippiolino di aggancio, due nodi, un pippiolino con 6 perline, due nodi, un pippiolino d'aggancio, due nodi, un pippiolino con 6 perline, due nodi, un pippiolino di aggancio, due nodi,
un pippiolino con 6 perline, due nodi, un pippiolino d'aggancio, due pippiolini, due nodi, un pippiolino con 6 perline, due nodi, un pippiolino d'aggancio, due nodi, un pippiolino con 6 perline e un nodo che andrà a completare la sequenza quando chiudiamo il cerchio. Quindi chiudiamo a cerchio. Ecco, possibilmente se non si creano i nodi sarebbe meglio. Ok, chiudiamo, chiudiamo, chiudiamo. Andate a stringere bene, bene. E i pippiolini di aggancio serviranno ad agganciare i petali uno con l'altro. Adesso, prima di fare il nodino, passiamo l'ago nel primo pippiolino. Poi facciamo un nodo. E montate sul lago così 8 nodi e poi vi faccio vedere. Allora, io ho fatto 8 nodi e li ho tirati fuori dal lago. Poi con l'ago andate a passare dentro il pippiolino dove ci sono le perline. Passate. E fissate praticamente a metà con un altro nodino. E quindi adesso abbiamo questo metà petalo. Adesso mettete così e fate altri 8 nodi. Ok, 8 nodi che dobbiamo andare a fissare nel pippiolino che c'è fra i due pippiolini con perline. Non so se lo vedete, comunque, qua infilate l'ago da dietro. Sistemate i vostri nodi e fate di nuovo il nodino. Così. E abbiamo il nostro primo petalo. Adesso ripetete ancora per 4 volte e poi ci rivediamo alla fine. Allora, ultimi 8 nodi dell'ultimo petalo e andiamo a infilare l'ago dove abbiamo iniziato a fare i primi 8 nodi. Così uniamo il primo petalo con l'ultimo. Ecco, io adesso sto andando a tentativi perché non vedo. Allora, così. Tirate, ok, girate il fiore al contrario e facciamo 2 nodi di chiusura. Così. Poi, siccome il lavoro è molto piccolo, tagliate direttamente senza fare
fare le rifiniture solite che si fanno nel chiacchierino. Andiamo a tagliare e andiamo a mettere un puntino di colla. Attendete qualche minuto che sarà asciutto, così non si muove più niente. Ok, adesso andiamo a fare il fiorellino più piccolo. Allora, per il fiorellino più piccolo, che è questo qua, che ne avevo già anche preparato un altro, come potete vedere veramente piccino. Allora dovete mettere sul lago, che io ho già montato, un nodo, un pippiolino con 6 perline, due nodi, un pippiolino con 6 perline, due nodi, pippiolino con 6 perline, due nodi, pippiolino con 6 perline, due nodi, pippiolino con 6 perline, un nodo. All'inizio e alla fine abbiamo un nodo perché il disegno deve essere uguale e quindi è comodo farlo così. Adesso io vado a chiudere a cerchio. Dalla parte del lago abbiamo lasciato circa 25 centimetri di filo, perché comunque c'è un po' di spreco per fare questi fiorellini. Vado a chiudere a cerchio. Ed ecco qua il nostro fiorellino fatto e finito. Adesso girate e facciamo due nodini di chiusura lavoro. Tirate bene bene e siccome è un lavoro molto molto piccolo, andiamo a tagliare direttamente con le forbici i due fili che vicini vicini, così, e poi adesso andiamo a mettere un goccino di colla. Volevo zoomare un po'. Ecco, così. Andiamo a mettere il goccino di colla su dove ho tagliato così, aspettate 2 o 3 minuti che sia asciutto, lo fate un po' così, avvicinate proprio i fili che stiano uniti, che non si vedano, e questa è la nostra rifinitura. Allora, adesso vi elenco i materiali per andare appunto a fare il nostro orecchino. Allora, ci vogliono i due fiorellini grossi che abbiamo fatto e quello piccolino. Poi ci vuole naturalmente il cerchio già rivestito e io ce l'ho qua e vi dico la misura che è di
ve lo dico, 3 centimetri, 32 mm circa, più o meno, sì, 32 mm. Poi abbiamo bisogno di una goccia che non so la misura, quindi scegliete voi una goccia che vi piace. Poi una monachella, poi dei cipollotti da 3x2, 5 di un colore, uno di un altro, due perle da 4 mm e due colori di delica. E quindi questi sono tutti i materiali. Adesso sarà solo comunque un assemblaggio, quindi una cucitura di tutti gli elementi e poi andremo a fare anche questo serpentello di delica, che non è niente di che. Allora, facciamo insieme questo assemblaggio dopo che avete ricoperto il cerchio con la piattina. Mettete il filo, io sto usando il filo, quello che uso sempre per il soutage, che è un filo di nylon che prendo in merceria e lo uso doppio. Lo uso doppio perché se no mi scappa l'ago sempre e allora lo metto così, in pratica non se ne può andare. Allora prendete il primo fiorellino, naturalmente lo dobbiamo fare speculare, e lo posizionate qua dove c'è proprio le piattine che terminano e quindi vedete che il cerchio è più bombato. Quindi andiamo a coprire questa parte. Allora, diamo un primo punto per bloccare il fiore. Quindi io passo dentro al cerchiolino del fiore e poi in un punto della lavorazione. Così. Poi rientro quasi nello stesso punto e vado a inserire la prima perla, questa qua da 4 mm. Uso l'altra perché quella ho visto che è rovinata. Allora, così. E la vado a bloccare dall'altra parte del fiore, puntando anche la piattina. Ok, adesso ripassate la perla col filo 2 o 3 volte per fissarla e poi, non vi sto a fare vedere, mettete anche l'altro fiore di fianco, così, e poi ci rivediamo per il resto. Allora, dopo che avete messo i due fiori, vi spostate con il filo in questo punto un po' più in giù perché dobbiamo andare a inserire questo fiorellino. Quindi prendete il fiorellino, lo infilzate nel centro. Così. Poi prendete la perlina cipollotto e la tirate giù e una delica
11-0 e la tirate giù. E andiamo a fissare il tutto ripassando dentro il cipollotto. Così. Poi diamo un'altra ripassata. C'è mia figlia a casa da scuola che Scusa mamma. si sta facendo beatamente i fatti suoi e è una videochiamata e quindi se sentite chiacchierare e lei. Ok, allora dopo che abbiamo fatto questo passaggio, dobbiamo andare a cioè dobbiamo tornare indietro col filo perché dobbiamo iniziare questo serpentello. Quindi andiamo a posizionarci proprio lì. Vedete? Col filo dove finisce il fiore. Quindi fate dei punti dentro le piattine. Per arrivare nel punto stabilito senza fare casini come sto facendo io. Ecco. Ieri no, però. Adesso si è fatto anche il nodino, quindi andiamo così. Quindi adesso tirate fuori le delica, io metto quelle verdi e ne infilate un po'. E dopo ci rivediamo. Allora, ho infilato le delica. Adesso in pratica dobbiamo fare questo giro, passare dietro e arrivare fino qua. Quindi facciamo da dietro. Da dietro sono andata, no, da davanti, scusate. Da davanti infiliamo l'ago dentro al cerchio. Io lo so già che succederà un macello. Ok. Dunque, passato l'ago dentro al cerchio, poi fate scivolare tutte le delica. Sta armeggiando, è sempre mia figlia. Ok, fate passare così, fate questo giro. Oh, scusate, poi andate sotto al fiorellino, tenete fissato col dito e rifate passare l'ago così. E andiamo a girare dunque a girare quanti giri ho fatto? Allora uno, naturalmente guardate sempre che le delica siano
Così. Allora, in pratica devo andare un'altra volta dentro al cerchio. È un'operazione di pazienza solo. Così. E poi andate giù, mandate giù le perline. Bisogna anche vedere quante ne servono. Così. E allora, io ne devo togliere un po'. In pratica l'orecchino poi deve rimanere così, perché il dritto è così. E le dobbiamo posizionare più o meno nella stessa maniera. Quindi ecco, io dovevo andare all'esterno, non all'interno, vedete? Che quindi non torna al disegno. E quindi devo sfilare tutto e rifare il giro dall'altra parte, ma questi sono errori in corso d'opera e quindi anche durante un tutorial è bello vedere cosa sbagliamo. Molto bene. Se trovassi le cuffie. Allora, sono sotto le tue cuffie. Vabbè, non ho voglia. Scusate, stavo parlando con mia figlia. Allora, ho rifatto tutti i girolini dall'altra parte. Adesso vado a fissare in questo punto l'edelica. Così. E quindi abbiamo più o meno lo stesso disegno. Proprio più o meno, perché devo dire che non è un'operazione semplice. Comunque, detto questo, se volete anche fissare, tornare indietro col filo e fissare proprio tra l'edelica con il filo, cosa che farò, e quindi vado un attimo a fissarle e poi mettiamo la goccia. Allora, ho fissato appunto il serpentello e adesso andiamo a mettere la goccia, quindi infilo sul filo un cipollotto, poi la goccia, poi e 3 d'elica per decorare la goccia. Poi torno indietro, ripasso tutto e vado a fissare, magari dritta, il tutto. Ok, ripasso ancora una volta. Ok, grazie.
E fino qua tutto a posto. Ok. Adesso, siccome questo fiore si sta girando per fatti suoi, gli vado a dare una fissata e lo metto in posizione. Allora, ho cercato di aggiustare questo fiorellino che mi faceva arrabbiare. Adesso ho fatto anche il cambio di filo perché era diventato corto e adesso andiamo a mettere questi cipollotti qua sopra la perla. Quindi posiziono il filo, lo vedete? Non lo vedete? Sì, lì sulla destra della goccia, infilo un cipollotto e una delica. Le faccio scendere e fisso ripassando nel cipollotto. Così. Tirate bene il filo. Poi vado dall'altra parte, cioè centralmente posiziono l'ago, così, e andiamo a mettere di nuovo un cipollotto e una delica. Ok, ripasso dentro al cipollotto. Abbiamo messo il secondo. Adesso vado a posizionare il filo sulla sinistra della goccia. Ok, cipollotto e delica. Ripasso nel cipollotto e così li ho messi tutti e tre. Quindi adesso bisogna di nuovo rifare un serpentello e quindi vado a infilare un po' di delica e quindi dopo che avrete infilato le delica dovrete appunto fare lo stesso lavoro di prima, andare a fare il serpentello dalla parte opposta fino ad arrivare qui dietro in corrispondenza quasi della monachella. Quindi ci sono in pratica 1, 2, 3 passaggi sul davanti. Quindi non sto a ripetere la stessa cosa, lo vado a fare e poi andiamo a mettere la monachella insieme. Allora, ho fatto il serpentello e l'ho fissato qua dietro. Adesso andiamo a mettere la monachella e infiliamo un cipollotto, poi la monachella
La monachella da infilare è un po' balorda perché il filo è talmente sottile che esce dalla fessurina. E allora questo primo passaggio bisogna farlo con pazienza. Poi un altro cipollotto che in teoria dovrebbe un po' fermare la monachella. Tenete il tutto e andate a fissare sulla piattina. Ok, vedete? Adesso ripassate 5-6 volte da fissare bene il tutto e non si muove più. Ok, allora io poi finirò il fissaggio. Comunque, l'orecchino è terminato, quindi abbiamo la coppia. Naturalmente io spero che questo tutorial vi sia utile, ma soprattutto perché sono cioè è un assemblaggio di elementi abbastanza semplice, ma secondo me abbastanza d'effetto. E l'importante era cioè farvi vedere come si fanno questi fiorellini, perché appunto sono secondo me utili per chi lavora al soutage per delle rifiniture appunto negli elementi, negli incroci delle piattine oppure anche solo per mettere un fiorellino decorativo e tra l'altro non sono nemmeno tanto grandi. All'inizio del video vedete la misura e quindi cioè proprio veramente secondo me sono utilissimi. Se qualcuna che fa solo soutage e non vuole fare chiacchierino ha bisogno di questi fiorellini, io sono disponibile, contattatemi e ditemi i colori che vi servono, tanto si possono fare di qualsiasi colore e io volentieri ve li creo, ve li realizzo in quantità industriale. E quindi con questo vi lascio e vi do appuntamento a un prossimo tutorial che sarà diciamo relativamente presto perché mi è stata fatta una richiesta di un semplice portamonete, quindi però lo faccio perché mi fa piacere farlo. A prestissimo, ciao.